Allora, io lo so che cosa state pensando. John, ma è solo un ragazzino! Com'è possibile che ti sei fatto molestare? Perché non gli hai dato un calcio in culo e non l'hai mandato sulla luna? Adesso vi racconto bene tutto e capirete. Wow, facce toste e tenerelle! Un saluto cucciolammo! Oh! Era l'estate di un po' di anni fa, un periodo un po' particolare della mia vita. Ero su una spiaggia di notte con degli amici e cazzeggiavamo, parlavamo del più del meno. Era semplicemente uno di quei momenti. Ah, mi sono morso qua. Era semplicemente uno di quei momenti belli della vita. Si faceva il gioco alcolico non ho mai, lo stesso che ho fatto con quei miei amici a Londra. E quella sera uno dei miei amici, chiamiamolo Luca, portò suo fratello, chiamiamolo Roberto. Roberto, come l'ho detto. La signorina. Praticamente un ragazzino di 13 anni. Tutto questo perché Luca era costretto a portarselo sotto pressione dei genitori. Quella roba del tipo: se non ti porti quella zecca di tuo fratello che ti starà addosso e non ti farà respirare nemmeno un secondo, non esci con i tuoi amici. Ora, ovviamente, lui, il ragazzino di 13 anni, Roberto, non stava giocando con noi, si limitava a guardare, visto che stiamo parlando di un ragazzino. In più, noi cercavamo di essere il più family friendly possibile, da capite? Perché sapevamo che c'era lui. Non ci sembrava il caso. Roba del tipo: Non ho mai dato un bacio a stampo. Bacio a stampo, sì, bacio a stampo. no, vabbè. A parte questa stronzata, parlavamo di argomenti che nulla avevano a che vedere con le relazioni intime, zucca zucca, t'acavit. Infatti era un po' più noioso. Roba del tipo: Non ho mai mangiato insetti. per esempio, anche se questo esempio sinceramente mi fa un po' comprensivo. Insomma, era un modo per passare il tempo. Il problema era che questo ragazzino incominciava a fare battute molto spinte, completamente fuori luogo. E si concentrò in particolar modo su di me, iniziandomi a fare domande di ogni genere. Io dall'imbarazzo cercavo di prenderla sul ridere. Sì, perché ok che bisogna combattere la vergogna e l'imbarazzo, ma diventa un pochino difficile, comprendetemi, nel momento in cui la persona dalla quale è meno ti aspetti un atteggiamento del genere in un contesto che non c'entra un cazzo, inizia a dire cose molto spinte. A questo punto voi giustissimamente direte: vabbè, dai, John è un ragazzino, cioè di che cazzo ti sconvolgi? Lo sanno pure i genitori che i figli a 10 anni conoscono già l'intero vocabolario di parolacce. Pupù, porno, mi faccio le seghe e via dicendo. Sì, ma non sono ancora arrivato al momento clou, quindi datemi un attimo il tempo. Luca, suo fratello, giustamente iniziò a riprenderlo. Robè, smettila, ma che cazzo sono ste cose? Ma cioè, come cazzo parli? Vabbè, no, non fu così. Insomma, però disse semplicemente: Luca, statta a posto. Statto a posto tu, te capite? Ed io, come una giovane donzella: no, dai, non ti preoccupare. Veramente, tanto piccolino come sei pizzo. Tenero. Finché alla millesima volta non gli dissi: senti, la vogliamo smettere? Vabbè, finita la serata sulla spiaggia, rientriamo. Superiamo il cancello che porta dalla spiaggia al campeggio. E Luca si accorge, ovviamente, misticamente, di aver dimenticato le chiavi del proprio bungalow nella tenda dell'altro nostro amico che era con noi. Roberto, il ragazzino scocciato, inizia a dire: senti Luca, io mi rompo le palle, cioè nel senso non voglio venire, mi rompo il cazzo di venire fino alla tenda di Gianfranco, ok? Voglio stare qua, voglio stare qua. E Roberto si gira giustamente verso di me, che si era rotto le palle, e dice: senti, facciamo subito, dai uno sguardo a mio fratello. Sì, però fai presto, per esempio, visto già le cose che aveva detto. Ora, noi eravamo praticamente vicino alle docce del campeggio. Nemmeno 2 secondi di silenzio, credetemi, nemmeno 2 secondi di silenzio. E lui ti va di scopare. Non ho capito, scusa. Cioè, non. Forse non ho capito. Andiamo nella doccia e scopiamo. Cioè, ragazzi, io ero sconvolto, cioè probabilmente alcuni di voi non si sarebbero sconvolti così tanto, non lo so. Io ero talmente scioccato che in quel momento non ho detto nulla. Ho detto vabbè, stiamo zitti, tanto mo viene Luca, mo viene Luca. Finché lui non ha fatto il gesto orribile di prendermi la mano e tirarmela. E io, ma proprio, cioè proprio a dire: tu non hai capito niente. Ora ti stai qua. Zitto, fermo
e se ti azzardi a dire una sola altra parola, io chiamo i tuoi genitori e tu non esci mai più dal bungalow. E poi immagino sto ragazzetto chiuso nel bungalow per sempre, cioè, tipo arresti domiciliari, no? Ragazzi, lui rispose: e dai, come se io fossi il nuovo modello dei Power Rangers in offerta al negozio dei giocattoli. Non ebbi il tempo di dire nient'altro che fortunatamente arrivò Luca. Mi girai verso di lui e dissi: prenditi tuo fratello perché mi ha appena chiesto di scopare nella doccia. Allora, ora, bando alle ciance. Io so bene che a 13 anni una sessualità esiste, ok? Non so stupido, so che i ragazzetti di oggi è come se non fossero nati ieri, perché comunque i tempi cambiano quello che volete voi. Però sei un attimo a 13 anni sulla linea di confine, perché sei ancora un preadolescente. In più, questo tredicenne sembrava avere 8 anni. Non è che tu dici: ok, perlomeno sembrava più grande, gli dicono togliti di dosso, ciao. No ragazzi, cioè sembrava addirittura più piccolo. Sei un cavolo di ragazzino e qualcuno dovrebbe insegnarti che fare questo genere di richieste può essere per te molto pericoloso. E quindi prendiamola sul ridere e cantiamo una bella canzone. Wow, wow, wow. Gli inediti di John. Uè, chi è qua? 13 anni. Ti senti grande, mi molesti. Ma veramente mi molesti tu. 13 anni. Devono ancora crescere le spalle, sai, di latte. Ma dove sono i tuoi genitori? Ma non hai capito che è tutto sbagliato. Dovresti giocare alla play rimbambito. Invece fai taratarata, taratarata, taratata. E vai su porno. Invece vai su porno. A farti una sega, ovviamente parlo della console. A farti una sega, ma non è presto poi per questa console. Ma non è presto poi per questa console. Che cosa vuoi fare? Tu resta bambino a giocare, che poi sicuramente avrai tutto il tempo e ancora il tempo per inzuppare. Bene, faccio tossetto nella rela. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, perché altrimenti non riuscite a sapere quando esce un prossimo video. Invece così la campanellina malefica vi avvertirà. Lasciate un commento, scrivetemi tutte le cose. Sto parlando velocissimo perché sta per finire il video e poi sta per chiudere tutto quanto. E poi non mi sentite che nessuno da capo.